Allora, siamo al Camp Zero stasera, una serata meravigliosa, siamo l'8 di dicembre, quindi approfittiamo di questa festa per una serata di degustazione di quello che è lo champagne della Maison, ossia lo champagne che più caratterizza questa struttura, che è stato scelto dal nostro sommelier, che è qui ospite e anche amico, Igor Vendemmia. Igor, dici qualcosa di te. Intanto saluto a tutti, piacere. Io sono qui da 8 mesi circa, sono arrivato lo scorso inverno a febbraio dalla Langa, 10 anni di Langa, mi hanno chiamato per intraprendere questa avventura a Camp Zero nella Val d'Ayas, struttura, come vedrete, interessantissima, particolare, molto d'effetto, a impatto zero, lavoriamo con legno e vetrate, quindi insomma cerchiamo di essere il più possibile inseriti all'interno di questo contesto del bosco di Champoluc. Che dire, siamo qui per portare nel più alto posto possibile questo ristorante che è il Summit, quindi cucina gastronomica, cerchiamo di portarlo insomma, più in alto possibile, intervengando quest'anno un paio di mesi di apertura. Posto meraviglioso dalla Langa alla Valle d'Aosta, sì. Ma perché Bruno Paillard, lo champagne che hai scelto? Perché hai scelto Bruno Paillard come champagne maison? Questa è la domanda che ci facciamo. Allora, secondo me, quello che penso, quello che ho trovato in una visita fatta, oltretutto con te, che ho fatto 4 giorni incredibili, ho trovato in loro una famiglia che gestisce un'azienda in maniera molto dinamica, molto giovanile, anche perché è un'azienda comunque giovane, confronto alle grandi maison con la quale chiaramente si riscontra, che hanno una storia diversa, forse più lunga, ma esatto. Diversa sicuramente. Però noi qui siamo una famiglia giovane, dinamica, e secondo me era proprio il connubio è perfetto. Beh, direi che ci siamo conosciuti, siamo partiti alla grande, ma stasera succede qualcosa di un po' più particolare qui, c'è una serata dedicata con dei momenti di degustazione, dei momenti dedicati sì. All'aperitivo e una cena particolare, che cosa si fa qui stasera? Allora, questa sera dedichiamo la serata di apertura di Camp Zero a Bruno Paillard, quindi la nostra maison di riferimento all'interno di questa struttura. L'ho voluto strutturare in 3 situazioni ben distinte, quindi non fare una classica serata con cena di gala e basta, dove magari si assaggiano 2 o 3 prodotti, ma ho voluto andare molto più nel profondo e quindi creare un aperitivo con le premier crudes al bar, dove Emanuele, che lo conosceremo, farà degustare a tutti quanti gli ospiti con una chicca che è il millesimato Grand Blanc 2006. Dopodiché ho voluto strutturare un tasting, una degustazione più tecnica, quindi per chi ha veramente voglia di entrare un po' più nel profondo dell'azienda e quindi scoprire probabilmente i due vini simbolo, che sono 2 Mesnil, una Cru importantissimo, 90 e 95 come annata, degustazione solo per 14 posti, quindi molto intima, molto tirata e per pochi eletti. Dopodiché c'è chiaramente la cena, dove lì andiamo a tirare fuori, mi permetto il termine, 3 bombe che sono l'NPU 2002, 99 e 96, che metteremo a fianco alla cucina del nostro chef che è Luca Lubelli. Andremo tra foie gras, creste di gallo, cosine particolari. Assolutamente. Insomma, dato il mio sporco lavoro, mi toccherà provare tutti e 3 i momenti. Vi saprò dire dopo le degustazioni come siamo andati con Bruno Paillard, come siamo andati con i grandi millesimi e come siamo andati con il grande servizio di Igor Vendemmia qui al Camp Zero a Champoluc. Grazie mille. Grazie.